Salve a tutti e ben ritrovati sul canale MDM Vintage Orologi. Niente ragazzi, la zona del mercatino è stata blindata, non so il perché, quindi sto andando dagli amici a fare colazione, volevo fare un giro veloce ad Agnano, il tempo non è neanche dei migliori, quindi probabilmente non avrei trovato tutti gli stand, tutti i banchi, ma non demordete perché in settimana abbiamo acquistato degli orologi. Ieri gli amici sono stati alla fiera di Caserta, quindi la caccia domenicale ci sarà, mega colazione idem, andiamo a vedere cosa hanno cacciato gli amici a Caserta. Mercatino, zona blindata, pioggia, tutto per si è messo tutto insieme per far sì che il mercatino non si facesse. Sono con Mister Omega. Buongiorno. Lentino da Ietta, dove stile programma Paolo Bonolis, com'è che si chiama? Vabbè, vi facciamo vedere un po' di cacce che abbiamo fatto in settimana. Questo è il primo acquisto che ho fatto questa settimana, però guardate un attimo questo video e poi passiamo alle altre cacce. Allora, vediamo un po' cosa ho acquistato. Un po' di carte qui. Uno dei brand più desiderati dai collezionisti. Non può mancare un Lanco in collezione. Allora, la cassa è distrutta dal tempo. Adesso la andremo a levigare e poi la facciamo rifare. Il quadrante, anche se ha un po' di viratura, non è male. Andiamo a vedere all'interno se ha delle cozze. Vabbè, verrà revisionato. Ha anche l'asse del bilanciere rotto, vedete? Bilanciere balla. Ok, andiamo a svitare la corona, vedete la vite che si muove, che è questa qui, vedete lo scatto, ecco qui, questa qui è la vite che va svitata. Allora, ricordatevi che la vite non deve essere svitata tutta, ma svitiamo un po' e poi proviamo ad estrarre la corona. Ok, non svitate tutta la vite perché poi bisogna smontare l'intero orologio. Andiamo a togliere anche lo faccio soltanto perché dopo il plexi va sostituito. Bene, prendiamo il movimento. E lo portiamo in laboratorio. Lo sostituisco. Le due anse, le due viti. E andiamo in laboratorio. Questa qui la grattiamo un po'. Ospite, abbiamo anche l'amico Luca. Buongiorno. Che ha portato la Befana. La Befana ad Armando. Adesso andremo a vedere. Perché lui anche ci aspettava comunque tanta affluenza di persone. La seconda invece qua ha cambiato. Ma più o meno. Mi fai un commento a questo cornettino? Come Foligno? Piccolo, un po' piccolo. È come Foligno? È fuori misura. Fammi questo unboxing. Che cosa abbiamo acquistato? Ma un orologino così. C'è un po' di descrizione veloce, vai. Uno squill 1521. Uno squill, pensavo fosse Bulova. Dovrebbe essere un 1521 Ocean. Vabbè, il prezzo? No, il prezzo non lo guardiamo, non lo spoileriamo. Allora, cassa anni 70, stile anni 70. Bracciale mesh, logato.
bello, maglia milanese, bel pezzo, bel pezzo. Quell'orologio, orologi Citizen Suosa 6 con 007, anche se non è in orario, eh. Una persona che vende gli orologi, che non ha l'orologio in orario, mi ha superato, mi ha superato. Omega Ginevra. Bello questo. Che mi hanno riprovato che Mister Omega aveva, non aveva un Omega al polso. Vabbè, oggi per te ho messo anche io il mio Omega. Bravo. Dynamic. E poi abbiamo un vintaggino simpatico. Carica manuale. Bella sta cassa cenere. Apposa cenere. Mister Omega è andato via ed è arrivato il cecchino, la riserva. Oddio, Mister Omega riserva tu, vero? Siamo tutti uguali su questo pianeta. Vediamo un po' le cacce del cecchino svolte a Caserta. Ieri siete stati a Caserta senza di me. Tu non c'è. Non so che sono per. Fammi vedere un po' cosa hai preso. Vabbè, io vi faccio vedere un'altra caccia mia che ho fatto in settimana. Un bel Valjou 92, l'ho fatto lucidare, revisionare, Piget, non so come si pronuncia, comunque è un'azienda che faceva parte di Philip Watch, quindi un'azienda napoletana, anche il ponte con il nome impresso sopra. Dopo ve lo faccio vedere. Prima caccia del cecchino, un bellissimo Titus. Ma che è automatico? No, una carica manuale, cassa in acciaio. Carica manuale. Bello questo orologio, bel quadrante. Poi abbiamo un bel cioccolatino. Della Nies, che sei? No, cos'è? Mombis. Mombis, sì. Carica manuale. Ma ah, guarda come la minatura sta messa bene. No, il vetro bombato, bello. Mm. A volte la gente si fissa con i tank di Cartier. Poi. Ma non è il vetro questo? Non è il vetro, sì. Non è il vetro, quella. Un Filippe. Aspetta che faccio vedere bene il nome. Filippe Watch. Ricordiamo che la E fu tolta da Philip Watch perché questo Philip Watch è un decedente degli anni 50, prima degli anni 50. Anzi è fisse. Vabbè, adesso i numeri dorati sono belli. Cassa laminata. È così trasparente il vetro che sembra che è nuovo. Questo invece è un da trincea. Anzi è fisse. Vetro, non mi ricordo il materiale perché non è plexi, è una degli anni 40, penso che è una plastica dell'epoca, non mi ricordo. La resina. Sì, è di resina. Che è un imperio. E questa è la caccia del cecchino di Caserta. E poi questo qui, come avete visto nel video, è il lanco che ho fatto restaurare. Qua è stato tutto come avete visto, c'era la ruggine, è stato revisionato. Adesso vi faccio vedere anche il cronografo, il Valjou 92, il movimento dell'Imperius, un de Gine Englage. Questo che bello, che il movimento è terminato 80 anni. Bello. La giostrina, questo invece è il cronografo con il Valjou 92. Potrei stare delle ore a guardare il movimento che gira. Che spettacolo! Questo è l'interno del Philip Watch. Guardate la cassa. A parte che il movimento squadrato è lavorato per la cassa, però il movimento lateralmente ha la forma, cioè la cassa è stata ideata per questo movimento, è incastrato nella cassa, non è una cosa comune, spettacolare.
solo i grandi brand facevano questo corto, eh. Vabbè, ma per l'epoca Philippe Watch era un brand. Questa è la cosa bella degli orologi. È il tempo di imparare. Io non l'avevo mai visto una cosa così, sinceramente. C'è orologi da cecchino. Un muletto. Un mulettino, questo c'ho stamattina. Niente mercatino, però. Cacce settimanali, vi abbiamo fatto vedere un po' i pezzi, gli orologi non mancano mai. Un po' di, come dire, questa sorta di restauro per l'amico che mi ha venduto l'orologio dedicato a lui, e niente, il vintage, come vedete, domina sempre, sempre. Mi raccomando, 13 e 14 maggio, fiera dell'orologeria, Campan, non mancate. Palazzo Cappuccini. Palazzo Cappuccini. Ciao ragazzi, grazie. Ciao. Mille.